Sindaco, diciamo che possiamo dire che siamo a metà dell'opera, però ci sono ancora due giovedì da seguire, per oggi è stata molto importante, una bella affluenza, quasi tutti i sindaci, mancavano un paio, però diciamo c'è stata anche una grande partecipazione anche di tanta gente, si parla di oltre 250 partecipanti per parlare con questi tavoli. Facciamo il punto allora della situazione. Da quando ci siamo avviati a oggi, cosa è successo, Sindaco? Quali sono stati i problemi, poi in effetti, che purtroppo bisogna affrontare? Oggi c'è stata un'affluenza straordinaria, superiore a tutte le aspettative. Abbiamo dovuto riaprire le iscrizioni ai tavoli. Vuol dire che il primo gradino, quello della partecipazione, del coinvolgimento della città, siamo riusciti a farlo molto bene e quindi abbiamo scritto una pagina di storia di questa città e di questo territorio, perché c'erano seduti ai tavoli di concertazione 28 sindaci oltre me, quindi una cosa che non è mai accaduta a Lucera. Quindi abbiamo avviato il volano culturale per mezzo del quale si può avviare un riscatto economico, turistico, sociale del nostro territorio e della nostra amata città. Quindi sono onorato e felicissimo per come è andata la giornata oggi. Ecco, la presenza dei sindaci è stata importante, perché probabilmente, io sono provocatorio, finalmente anche i sindaci dei Montidauni hanno capito che bisogna fare sinergia, la squadra deve essere compatta, non ci si va più da soli. È una cosa che dico da anni, ci ho sempre creduto ed ero convinto che utilizzando il mezzo giusto di comunicazione con i sindaci saremmo riusciti a fare squadre, a fare sinergie. Questa sarà l'arma vincente di questa nostra candidatura. Avere il 1° settembre 2023 quasi 30 sindaci a parlare del futuro e dei progetti per il 2026, per il 2027, progetti culturali, è di per sé una vittoria storica, perché riunire centinaia di persone e 30 sindaci quasi che ragionano sul futuro della loro città, che magari nemmeno amministreranno più nel 2026, per mezzo della cultura, secondo me è scrivere una pagina di storia di un territorio. Roberta De Bonis, oggi abbiamo chiuso un po' una prima parte di quello che è la coproduzione, la coprogettazione di tutto questo importante evento, questo concorso a cui partecipa Lucera, unica città della Puglia. E allora, rapidamente, questa idea da dove è partita innanzitutto? Allora, questa idea è una, come dire, una lungimiranza del sindaco di Lucera, visionario in questa situazione, ed è c'era stata una doppia candidatura dei Montidauni e quindi anche diciamo un accordo a cui si è riusciti ad arrivare fra Lucera e il resto dei Montidauni per presentare un'unica candidatura, che è una cosa che sicuramente dà valore perché vuol dire un territorio coeso. All'inizio sembrava più una mossa, come dire, politica, e invece oggi è stata la dimostrazione, tutta la partecipazione, le persone, tutti i sindaci insieme sono stati la dimostrazione del fatto che questa invece condivisione della candidatura fosse veramente sentita e fosse un obiettivo, cioè una visione unica per il territorio dei Montidauni. Ecco, un passo indietro, quali sono le difficoltà poi per fare e organizzare questo tipo di manifestazioni? Poi voi siete esperti nel settore. Indubbiamente le difficoltà sono nel coinvolgere le persone, attivare il territorio fondamentalmente, perché ci sono gli inviti, perché ci sono sempre interessi confliggenti, perché comunque si parla di 30 comuni in questo caso e quindi non è facile il lavoro, però ce l'abbiamo fatta, devo dire che possiamo dire con successo vista la partecipazione. Dopodiché si passa ai tavoli e allora a quel punto la difficoltà è riuscire a
a far partecipare le persone, a far capire alle persone che si tratta di proporre, di far emergere quelli che sono i bisogni, la necessità di un territorio e trovare delle situazioni corali, delle soluzioni che quindi vadano ad impattare su tutto il territorio e non si tratta quindi di realizzare un singolo progetto piccolo, ma di trovare una progettazione strategica della cultura, un progetto strategico culturale per il territorio dei Monti Dauni da qui al 2026. Oggi facciamo il punto della situazione da quando si è partiti a oggi. Oggi c'è stata una giornata importante, l'avevi già annunciato prima, per i famosi tavoli. Ecco, però fino a oggi che cosa è successo? Fino a oggi è successo che il Ministero, insomma, ha confermato le città che sono, insomma, nella lista delle candidate a capitale della cultura, dopodiché si è messo insieme il gruppo di lavoro con cui portare avanti tutto il processo, e compreso il processo partecipativo e poi la scrittura del dossier. Dopodiché abbiamo iniziato in questo specifico caso con una serie di incontri giovedì della capitale, in cui c'è stato un primo approccio con la popolazione, in cui si davano alcune spiegazioni di come funziona il processo, in cui si davano risposte a eventuali domande che fossero venute fuori dalle persone. Oggi è stata la giornata fondamentale di progettazione partecipata, quindi tutte le persone che hanno partecipato hanno portato appunto sono state riunite sulla base di temi che abbiamo dovuto individuare, più che altro perché 250-300 persone da gestire, abbiamo bisogno di smistarle in qualche modo. La verità è che poi è venuta fuori subito la trasversalità dei progetti, cioè da che abbiamo dato dei temi molto verticali, invece le soluzioni sono sempre molto trasversali di impatto, anche ampie come confini territoriali. E questa è una tappa, adesso andremo avanti con i giovedì della capitale, quindi per ancora due giovedì, per raccogliere altre idee, per rispondere a eventuali domande, dopodiché ci sarà il grosso lavoro di stesura del dossier, quindi di lavorazione, rielaborazione dei progetti, accorpamento, andremo a capire quali riguardano magari gli stessi temi, come far stare all'interno del macro progetto che ci sarà all'interno del dossier il maggior numero di progetti, laddove siano progetti ovviamente di qualità e dove abbiano dove si elabora il budget, insomma si fa tutta la parte un po' più tecnica che poi porta alla stesura del progetto finale, che lo mette anche nella forma richiesta poi dal Ministero, perché adesso insomma abbiamo tutto il materiale un po' al grezzo, però il dossier ha anche dei requisiti formali che deve rispettare, quindi il lavoro adesso sarà quello. Sicuramente avrete avuto tante idee che dovrete poi ovviamente analizzare. Quale sarà il criterio su come scegliere un progetto o un altro? Allora, questa è una domanda che oggi mi è stata fatta molto. La verità è che noi non verranno scelti, non ci sarà un criterio. Allora, sicuramente il criterio di valutazione è un po' la fattibilità, quindi ci saranno progetti che saranno fattibili, che avranno in questo senso quindi una realizzabilità, e verranno tutti presi in considerazione. Non c'è mai una rispondenza uno a uno dei progetti, proprio perché oggi avevamo 300 persone, alcuni hanno proposto magari anche più di un progetto, ma quelli del dossier alla fine saranno una trentina o 40 al massimo, e quindi cosa significa? Non che 40 o 30 di questi 300 verranno inclusi, ma che questi 30-40 rappresenteranno il maggior numero possibile, o meglio tutti i progetti in qualche modo che rispecchiano i criteri poi richiesti dal bando a capitale della cultura, perché ovviamente... Chiudiamo, facciamo una parentesi diversa. La vostra società si occupa di questi argomenti, di cultura, di organizzare eventi, da quando e da dove parte poi questa idea? C'è una voglia di conoscenza oltre a quella che poi è un lavoro? Allora, in realtà io lavoro per la Fondazione NINCS, che è un ente di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, quindi non organizziamo eventi. Quello che facciamo è occuparci di siti UNESCO, lavoriamo con i beni, con la valorizzazione dei beni culturali, e all'interno di questo lavoro ci occupiamo della scrittura di dossier di candidatura dei patrimoni, dei siti alla World Heritage List, di dossier di
di piani di gestione poi dei siti una volta che diventano che sono iscritti, e questi piani di gestione richiedono comunque degli eventi di partecipazione, cioè ormai la partecipazione, la progettazione partecipata con i cittadini è fondamentale, quindi tutti i progetti che nascono dal basso sono la base di tutti i piani di gestione ed è quello che è richiesto dal Ministero e dall'UNESCO. Quindi ecco come mai noi ci occupiamo, perché noi essendo nella fase dopo, quindi nella scrittura del dossier come in questo caso, abbiamo bisogno comunque di guidare. Infatti oggi non ero alla moderazione dei tavoli, ma ero, insomma, coordinavo per vedere che venissero fuori nel modo giusto le idee che poi noi progettuali che noi poi dovremo lavorare, e quindi insomma. Questa è una domanda perché tanti si chiedono: ma questa signora chi è? E allora l'abbiamo scoperto e l'abbiamo anche presentato a chi ci segue. Però chiudiamo con un'altra, e usciamo fuori dagli argomenti? No, perché noi parliamo. Lei conosceva Lucera? Allora, io sono mezza abruzzese, perché mio papà era abruzzese, quindi sì, conosco la Puglia, perché noi, come dire, arrivavamo in Abruzzo per andare a così tornare a casa, e poi, cioè, mio papà, insomma, quindi andavamo al mare lì, e poi da lì spesso e volte, insomma, siamo venuti in Puglia, quindi in qualche modo sì. Ovviamente la conoscevo un po' come la terra di mezzo, la terra di passaggio per andare a Matera, per andare in altri posti, e devo dire che sono stata piacevolmente sorpresa dalla ricchezza culturale, dalla stratificazione culturale e dal, insomma, che ci ho trovato, e quindi è stato, l'ho riscoperta a occhi, con occhi anche più adulti di magari quando ci passavo, quindi è stata, e credo che i Monti Downy possano veramente, abbiano tanto da offrire, debbano tanto lavorare sulla capacità.